Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, qualcuno dirà: come risorgono i morti? Con quale corpo verranno? Stolto, ciò che tu semini non prende vita se prima non muore. Quanto a ciò che semini, non semini il corpo che nascerà, ma un semplice chicco di grano o di altro genere. Così anche la risurrezione dei morti è seminato nella corruzione, risorge nell'incorruttibilità, è seminato nella miseria, risorge nella gloria, è seminato nella debolezza, risorge nella potenza, è seminato corpo animale, risorge corpo spirituale. Se c'è un corpo animale, vi è anche un corpo spirituale. Sta scritto infatti che il primo uomo, Adamo, divenne un essere vivente, ma l'ultimo Adamo divenne spirito datore di vita. Non vi fu prima il corpo spirituale, ma quello animale, e poi lo spirituale. Il primo uomo, tratto dalla terra, è fatto di terra. Il secondo uomo viene dal cielo. Come l'uomo terreno, così sono quelli di terra. E come l'uomo celeste, così anche i celesti. E come eravamo simili all'uomo terreno, così saremo simili all'uomo celeste.